Francesco, primo tempo 2-0 per voi, avete avuto molte occasioni, però non l'avete concretizzata. Comunque c'erano due innesti nuovi e quindi la squadra giustamente non riesce a trovare la giusta amalgama, però tecnicamente sono bravi, ci stanno aiutando tanto, quindi i gol verranno. Per il secondo tempo cosa c'è da migliorare? No, il secondo tempo bisogna essere meno, cioè più lucidi sotto porta e avere quella cattiveria agonistica da mettere quel pallone in rete. In bocca al lupo per il secondo tempo. Fabio, 2-0 per gli avversari, tre innesti nuovi, la squadra però oggi sta giocando abbastanza bene. Sì, sicuramente meglio dell'altra volta. Comunque sono cambiate altre tre persone, che non è che giochiamo poco tra di noi, però comunque una squadra nuova. E vediamo come va questo secondo tempo, però lo so forte. Quindi qualcosa da correre. Qualcosa da migliorare? Guarda, sfruttare i contropiedi, solo questo possiamo fare, poi per il resto vediamo. In bocca al lupo. Certo. Abbiamo terminato l'incontro tra Iron Wild e Wynot, partita terminata 7-1 per gli Iron Wild. Siamo qui con il mio in campo MVP del match Liguori e per la squadra uscita sconfitta Piccolo. Partiamo da te, tre innesti nuovi, tre difensori, però diciamo che rispetto alla partita precedente il gioco è migliorato. Però il risultato è sempre lo stesso. Vabbè, è normale, abbiamo giocato pure contro i più forti, quindi già arrivare all'ultimo. A voi, tutti lo dicono, quindi non so chi. Quindi già arrivare a aver fatto un gol, averla giocata, già è una cosa buona. Poi sono tre nuovi giocatori, quindi poteva andarci molto peggio. Piccolo, per il proseguo del torneo questa squadra dove deve migliorare? Questa squadra deve migliorare nel senso dobbiamo trovare i giocatori. Questa settimana è andata Max, la prossima vediamo. Dedica finale alla squadra. In bocca al lupo. Quindi passiamo a te, gran bella partita la tua di sacrificio, corsa e hai aiutato tantissimo i tuoi compagni. Sì, è stata una partita veramente sembrava molto più facile, invece è stata un pochino duretta. Faccio i complimenti comunque agli avversari, sia sul piano mentale che caratteriale, sono stati veramente perfetti. E fortunatamente non abbiamo preso calci, quindi si sono comportati bene. Poi ne approfitto che oggi c'è una mancanza importante come il nostro sponsor, cioè, diciamo, un nostro pilastro fondamentale come Carmine Curcio, che purtroppo per la sacrestia ci ha abbandonati, però sta sempre, cioè, sta con noi qui e la dedichiamo a lui questa vittoria. Esatto, questa squadra ovviamente non dico a cosa punta perché si vede. Ma salvezza! No, salvezza noi, sicuramente. Come salvezza Ranieri. Sicuramente. Noi non è che abbiamo un obiettivo, noi partita per partita scriviamo la nostra storia in questo torneo. Quindi un obiettivo c'è, però non si dice per scaramanzia, perché non si tratta della vittoria del torneo, ma un'altra cosa che poi se avrò l'occasione di fare il migliore in campo in quel match, riferirò. Vabbè, dedica finale tu già l'hai fatto ovviamente a Carmine, vuoi fare salutare pure qualcun altro, il capitano, non so. Noi non salutiamo i singoli, salutiamo sempre la squadra perché siamo l'unico gruppo e faccio complimenti ai due innesti nuovi che sono veramente bravi e come prima partita l'esordio, cioè si sono meritati veramente, cioè giocano meglio di titolari, diciamo, sono i titolari anche loro. In bocca al lupo per il proseguo del torneo. Crepi, ciao ragazzi. È forte e fast. È forte e fast.